Vertenze, Fincantieri ritira il piano. Finmeccanica, CISL contro gli esuberi a Roma. Batterio killer, Adiconsum, ecco come difendersi. Bentornati a una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con una buona notizia, perché oggi al tavolo convocato a Roma dal Ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani con aziende e sindacati, l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono ha ritirato il piano che prevedeva la chiusura degli stabilimenti di Genova e Castellammare di Stabia e 2551 esuberi. La notizia è stata appresa con soddisfazione dai lavoratori che con treni e pullman sono giunti nella capitale da tutte le regioni dove l'azienda ha siti industriali per sostenere la richiesta di ritiro del piano. Ma possiamo sentire da questo punto di vista cosa hanno dichiarato il Ministro dello Sviluppo e per la CISL Luigi Sbarra, segretario confederale, e Giuseppe Farina, segretario della FIM. Abbiamo avuto un incontro positivo con i sindacati e con l'azienda. Rispetto al fatto che c'è sicuramente una situazione di grave crisi della cantieristica mondiale, c'è l'esigenza di ottimizzare, di valorizzare una grande filiera industriale come quella della cantieristica. A fronte della presentazione di un piano avvenuta nei giorni precedenti da parte dell'azienda per la riduzione dell'attività cantieristica, soprattutto a Sestri e a Castellammare, oggi in questo incontro l'azienda ha dichiarato di voler ritirare questo piano. Il ritiro di Fincantieri del piano industriale annunciato qualche giorno fa al sindacato è un risultato importante, positivo, che va nella direzione richiesta e auspicata dalla CISL ai vari livelli. Si stoppa questo processo di chiusura di tre grandi cantieri storici dell'industria navalmeccanica italiana. Si pone un freno agli annunciati esuberi pari a 2551 unità lavorative, aspetti di grande rilevanza sociale sui quali la CISL aveva espresso con forza e con determinazione la propria contrarietà. Il governo, come noi, ha valutato insufficiente, gravemente insufficiente il piano industriale, e quindi di conseguenza c'è stato il ritiro da parte dell'azienda, mantenendo la disponibilità al confronto in sede sindacale, ma nei fatti i cantieri, la struttura industriale di Fincantieri oggi rimane così com'è. Sarà impegno di tutti riuscire, appunto, una volta che il mercato riprende, a dimostrare che la Fincantieri può mantenere l'attuale struttura industriale, perché è un'azienda importante, leader mondiale e il più importante cantiere europeo. E mentre era in corso l'incontro abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni lavoratori che erano venuti a Roma questa mattina. Sentiamo cosa hanno detto. Deve partire da Cantieri di Castellammare il rilancio del gruppo Fincantieri. Noi siamo il motore trainante del gruppo Fincantieri. Tutte le novità vengono da Cantieri di Castellammare. Quindi il cantiere non può morire. Ci chiediamo due cose specifiche: il ritiro del piano e il rilancio del cantiere di Castellammare. Fincantieri per l'indotto di Castellammare è un concetto basilare, perché dà lavoro a 1800 persone, 1800 famiglie che gravitano nell'orbita Fincantieri. Noi non abbiamo nessuna intenzione di mollare di un centimetro, siamo a fianco dei nostri colleghi di Fincantieri. E positivo anche il commento dei segretari regionali della Liguria, Sergio Migliorini e Lina Lucci della CISL Campania. Sentiamo le loro dichiarazioni. Beh, per la Liguria intanto si torna indietro sulla chiusura di un cantiere e di un altro mezzo cantiere, che era lo spostamento delle produzioni navali da Riva Trigoso. È evidente che questo non nasconde la crisi che ci sono sul mercato navale, ma mi pare che anche le cose dette dal Ministro rispetto a impegni che il Governo si è assunto per nuovi ordini di navi e per la sottoscrizione dell'accordo di programma per il ribaltamento a mare del cantiere di Sestri Ponente siano le cose principali che noi chiedevamo. Quindi ci sarà da faticare ancora per tirare fuori questa azienda dalle difficoltà in cui si dibatte, ma mi pare che le premesse il governo le abbia messe e che l'atto conseguente dell'azienda di ritiro del piano sia l'obiettivo principale che noi ci ponevamo e che quindi apprezziamo molto.
Per la Campania è un risultato importantissimo, chiaramente sia sul piano sociale che sul piano anche politico e sindacale soprattutto. Siamo in una condizione di grande preoccupazione, però oggi portiamo a casa un primo risultato importante che è quello del ritiro del piano. Dopo questo ovviamente ci aspettiamo, cosa più importante, una discussione di merito che fino a questo momento è mancata, perché da qui a dire che non c'è mercato sarebbe opportuno, così come è stato richiamato anche oggi al tavolo, capire dagli armatori, dagli stakeholders, quelli veri del settore, se effettivamente occorrono misure e strumenti per costruire invece quelle dinamiche che garantiscono il mercato. Ma rimaniamo nel campo delle vertenze e parliamo di Finmeccanica. Grazie all'iniziativa della CISL di Roma, il sindaco Gianni Alemanno scriverà al ministro dell'Economia Giulio Tremonti come azionista di maggioranza di Finmeccanica per scongiurare la cassa integrazione dei lavoratori della Selex Communication e della Elsa Datamag, che colpirebbe pesantemente il tessuto occupazionale della capitale. Le aziende del gruppo Finmeccanica hanno infatti annunciato altri 650 esuberi che si aggiungono ai 1000 precedenti. Ma proprio su questo sentiamo come spiega l'iniziativa Mario Bertone, segretario generale CISL Roma. Noi chiediamo che Finmeccanica riveda il suo piano che prevede tra Roma e Pomezia 650 esuberi nelle aziende del gruppo Finmeccanica, e riteniamo che Roma sia già fortemente penalizzata rispetto all'occupazione. Abbiamo perso diversi posti di lavoro, interi settori sono andati via da Roma, ed è necessario che non solo più il sindacato si faccia carico di rivendicare un'attenzione all'economia romana, ma sia anche l'istituzione, il comune. E quindi per questo abbiamo chiesto con forza che il sindaco Alemanno si facesse interprete di questo bisogno dei lavoratori romani nei confronti del governo centrale. Abbiamo chiesto di scrivere a Tremonti, che è il ministro dell'economia e che ha il pacchetto azionario di Finmeccanica, perché è un'azienda con capitale pubblico, e quindi deve il sindaco farsi carico al pari del sindacato di una situazione che può essere compromissoria per la realtà romana. In questo abbiamo anche operato perché la pressione fosse condivisa, e quindi abbiamo chiesto anche al maggiore partito dell'opposizione di condividere questa nostra impostazione. Tutto questo la CISL di Roma con la Federazione, la FIM di Roma hanno fatto, stanno facendo, ci danno adesso delle manifestazioni anche di protesta, perché noi vogliamo che Finmeccanica riveda il suo piano. E a proposito di proteste, continuano quelle del personale di polizia contro i tagli alla sicurezza. Oggi davanti agli uffici giudiziari di Caltanissetta, il personale ha manifestato contro la politica del governo sulla sicurezza, che ha ridotto il Fondo Nazionale per le Forze dell'Ordine. Una delegazione di poliziotti aderenti al SIULP e alla CISL FP chiede al governo di tornare indietro sulle decisioni prese. Martedì scorso un centinaio di poliziotti e vigili del fuoco appartenenti alle principali sigle sindacali avevano organizzato un sit-in davanti al Ministero dell'Economia per chiedere a Tremonti il ritiro di alcune norme che penalizzano le pensioni e le liquidazioni del personale. Le posizioni del governo, sostengono i sindacati, mettono in gravi difficoltà il lavoro del personale e alimentano una disillusione dalle promesse di investire sulla sicurezza delle città. E cambiamo tema e argomento, parliamo di dichiarazione dei redditi. È tempo di un primo bilancio per quelle relative all'anno d'imposta 2010. Secondo una prima analisi, tengono le entrate rispetto al 2009. Ed ecco la fotografia dei contribuenti da lavoro dipendente nel servizio di Livia Parisi. Ammonta a 783 miliardi di euro ed è rimasto pressoché invariato rispetto all'anno precedente il reddito complessivo dichiarato dai contribuenti italiani per il 2009. Cala invece dell'1,3% il numero di chi dichiara un reddito da lavoro dipendente. Nonostante gli effetti negativi della crisi sul mercato del lavoro, dunque, il reddito imponibile tiene, una tenuta da attribuire in buona parte all'attività di recupero dell'evasione fiscale, che per il 2009 ha raggiunto quota 9,1 miliardi, più 32%.
10% rispetto al 2008. Sono alcuni degli elementi evidenziati dalle statistiche del Dipartimento delle Finanze del Ministero del Tesoro sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche fatte lo scorso anno e relative all'anno d'imposta 2009. Sono stati 41,5 milioni i contribuenti che hanno provveduto all'adempimento degli obblighi tributari attraverso Unico e 730 o indirettamente con la dichiarazione dei sostituti d'imposta. Rispetto al 2008 il loro numero scende dello 0,8%, ovvero di 280.000 unità. Un calo compensato dall'incremento delle partite IVA, aiutate a quanto pare dalla crisi e cresciute del 19,8% nel 2009 e del 22,5% nel 2010. Minima variazione per quanto riguarda il valore medio dell'imposta netta IRPEF, pari a 4.720 euro contro i 4.700 del 2008. 31 milioni, pari al 75% del totale, sono i contribuenti che la dichiarano, mentre 10,5 milioni sono coloro che presentano redditi per i quali l'imposta si azzera grazie alle detrazioni. Cresce nel Mezzogiorno il reddito complessivo rispetto al dato nazionale, con un aumento dell'1,8% al Sud e dell'1,6% nelle isole, anche se è ancora forte la distanza massima tra le diverse aree del paese. Si passa infatti dai 21.500.000 euro dichiarati in media nel Nord-Ovest ai 15.300 del Sud Italia. E continua l'allarme e cresce la paura in Europa per il batterio killer che ha finora ucciso 18 persone, di cui 17 in Germania e una in Svezia. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità il virus è una variante contagiosa e tossica del ceppo di Escherichia coli e rischia di provocare nuove tensioni commerciali in Europa. Le persone contagiate al 31 maggio sono ufficialmente 1.614, ma secondo altre fonti si sarebbe già superato quota 2.000. Secondo i dati di Eurobarometro, l'allarme preoccupa il 62% dei cittadini europei e il 79% di quelli italiani. Il ministro della Salute Ferruccio Fazio ha tranquillizzato sulla diffusione del batterio killer in Italia, ma come difendersi da questa situazione? Sentiamo cosa ha dichiarato Pietro Giordano, segretario generale vicario di Adiconsum, a Mattina CISL. Come difendersi? Noi diciamo che intanto dobbiamo sempre acquistare prodotti italiani, perché c'è un maggiore controllo rispetto ad altri prodotti esteri. Quindi quando si va dal fruttivendolo è il caso che si controllino le etichette e la provenienza, perché la provenienza italiana dà garanzia di maggiore serietà anche, e quindi di minore pericolo per la salute. Effetti economici ce ne saranno, perché ormai in un mondo globalizzato chiaramente quello che succede in Germania o succede in Svezia ha ripercussioni su tutta l'Europa e a volte anche sul mondo. Bene, per questa edizione è proprio tutto. Per gli aggiornamenti vi rinviamo al sito di conquistadellavoro.it. L'appuntamento è per domani mattina con la rassegna stampa e alle 17 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Se volete scriverci potete farlo a labrotv@cisle.it. Buona serata a tutti.